fondatore dell'azienda era il signor Angelo Mauri e aveva doti imprenditoriali in quanto prima di intraprendere l'attività di trafilatore svolgeva un'attività di imballaggi, di vimini, ceste, per cui capito che quel settore si stava esaurendo. Ha intrapreso l'attività della trafilatura e probabilmente ci ha visto giusto perché col tempo, con gli anni, col senno di poi, come si dice, i risultati sono visti. All'inizio c'erano il papà Angelo con i tre figli, e poi 4-5 operai, e poi con gli anni si è evoluta sia la tecnologia, sia i macchinari, gli investimenti, e ogni anno si ampliava, si aumentava il fatturato fino ad arrivare ai giorni nostri. La società è sempre stata all'avanguardia con i tempi, con la tecnologia, con le macchine, con gli impianti, con i laboratori, è sempre stata all'avanguardia nel settore, lo è tuttora insomma. Il contesto economico nel tempo era, diciamo, all'inizio erano nei primi anni, diciamo, del dopoguerra, insomma, quando stava iniziando il boom economico, cominciavano a vendersi i frigoriferi, le macchine, le auto, le 500. Era un mercato in evoluzione, insomma, la gente spendeva, investiva e l'economia ci si accontentava di quello che c'era. E poi con gli anni 70 hanno iniziato i primi scioperi sindacali, che sono stati quegli anni lì abbastanza pesanti. Poi, vabbè, superati quel periodo, diciamo, è sempre stato in crescendo il settore, fino al 2009, che c'è stata la famosa crisi. Sembra ne siamo usciti, insomma. Noi produciamo da tondi, esagoni e quadri, da tondo 2 a tondo 90, a esagono 4 a esagono 70 e da quadro 4 a quadro 60. Prevalentemente a ferrocerámica al piombo, che viene utilizzato più che altro sull'automotive, e produciamo circa 100.000 tonnellate all'anno. Poi abbiamo anche degli acciai speciali come da costruzione, da cementazione, da bonifica, facciamo rotoli e barre. La sede sociale è a Cesana Brianza, la sede produttiva è a Cesana Brianza, abbiamo due magazzini in Francia, un magazzino a Bologna e un magazzino a Torino. Noi siamo la seconda generazione, stiamo portando avanti quello che hanno fatto i nostri vecchi e aspettiamo i nostri figli che porteranno avanti la nostra società. Siamo in 130 persone, sia qua che in tutto il resto dell'Europa. E vogliamo fare sempre qualcosa di più. Adesso abbiamo altri investimenti da fare che a breve, nel giro di un anno, dovremo mettere un'altra macchina un po' più all'avanguardia.